Buonasera, mezzanotte e 57 minuti, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. L'Italia ha ricevuto la lettera della Commissione europea con la richiesta di correggere i conti pubblici. Bisogna trovare 3 miliardi e 400 milioni di euro, lo 0,2% del PIL entro il primo febbraio. E il governo studia tagli ai bonus fiscali e alle spese dei ministeri. La lettera di Bruxelles è arrivata sul tavolo del Ministro dell'Economia e, come ampiamente previsto, il Governo dell'Unione Europea ha chiesto formalmente all'Italia una correzione dello 0,2% della legge finanziaria varata dal Governo Renzi, aggiustamento necessario a rimettere almeno sui binari delle regole comunitarie i conti pubblici. Due decimi di punto che, tradotto in soldi, fanno 3 miliardi e 200 milioni di euro, forse 400, più o meno la stessa cifra che circola da settimane. Infatti la legnata sul Ministero dell'Economia, più che sul comunque pesante ritocco, sta nella tempistica indicata e nei toni perentori della lettera. Chiediamo misure aggiuntive pari allo 0,2% del PIL, annuncia la Commissione europea. In caso contrario partirà l'apertura di una procedura per deficit eccessivo e il mancato rispetto della regola del debito. Gli interventi correttivi, prosegue la richiesta, dovranno essere indicati in una risposta pubblica che comprenda impegni specifici sufficientemente dettagliati ed un chiaro calendario per la loro rapida adozione legale. Il tutto entro il primo febbraio, cioè due settimane esatte, 14 giorni insomma, per rifare i conti e tagliare 3 miliardi e 200 milioni nella manovra approvata prima del referendum costituzionale. A breve giro arriverà anche un'analisi dettagliata del debito italiano, il secondo più alto nell'Unione dopo quello greco. Siamo in contatto con la Commissione. Nei prossimi giorni faremo le valutazioni del caso e il commento dal Ministero dell'Economia. Il rapporto tra debito e PIL si è stabilizzato, un risultato straordinario alla luce della peggiore recessione dell'ultimo secolo, spiega il MEF. Eppure fin da novembre scorso, quando da Bruxelles cominciavano ad arrivare i primi segnali preoccupanti, il governo aveva sempre parlato di dialogo serrato ma disteso sui conti e che di eventuali ritocchi si sarebbe parlato non prima della primavera. Evidentemente qualcosa a Bruxelles è cambiato, anche se il ministro dell'Economia è rimasto lo stesso. A Strasburgo il Antonio Tajani è stato eletto presidente dell'Europarlamento al quarto turno di voto. Ha sconfitto Gianni Pittella. Tajani, candidato del Partito Popolare Europeo, ha ottenuto al ballottaggio 351 voti contro i 282 dell'avversario socialdemocratico. 38 anni dopo Emilio Colombo è di nuovo italiano il presidente del Parlamento Europeo. Antonio Tajani, che ha battuto l'altro candidato, anche lui italiano, Gianni Pittella, 351 voti contro 282 e 80 astenuti. Ci sono volute 4 votazioni, l'ultima con il ballottaggio. L'abbraccio è il momento delle congratulazioni reciproche per la sfida vinta dal candidato del Partito Popolare Europeo su quello dei socialdemocratici. Antonio Tajani, tra i veterani di Strasburgo e tra i fondatori di Forza Italia, fu eletto per la prima volta 23 anni fa, nel 1994. Ringrazio tutti, dice, anche chi ha votato per gli altri candidati, sarò il presidente di tutti. Dall'Italia al neo presidente del Parlamento europeo arrivano le congratulazioni di quasi tutto il mondo politico. Per la prima volta un italiano presidente del Parlamento europeo eletto. Auguri ad Antonio Tajani e grazie al suo sfidante Gianni Pittella, scrive su Twitter il premier Gentiloni. Esulta ovviamente Silvio Berlusconi. L'elezione di Tajani, dice, mi riempie di gioia e di orgoglio come italiano e come presidente di Forza Italia. Per il PD parla il segretario. Finalmente un italiano alla guida di un'istituzione così importante, scrive Matteo Renzi. Onore alla battaglia leale e coraggiosa di Gianni Pittella, c'è tanto da fare per i socialisti europei. Fuori dal coro la Lega Nord. Salvini dichiara, ci siamo rifiutati di votare due servi dello stesso padrone tedesco. Tajani, ma che italiano, è solo l'ennesimo domestico al servizio della Merkel. La premier inglese Theresa May traccia con chiarezza come intende far uscire il Regno Unito dall'Unione Europea. Sarà una Brexit senza compromessi, lasceremo l'Europa e sarà un abbandono totale. Non vogliamo essere più membri neanche del mercato comune, solo così potremo costruire una Gran Bretagna più forte, dichiarato la May. Londra punta in ogni caso a un accordo commerciale di libero scambio con l'Unione Europea e a continuare la collaborazione sul terrorismo, stretta invece nel controllo sugli ingressi degli immigrati comunitari.
In tarda serata una notizia interessante dagli Stati Uniti, perché Barack Obama ha commutato la pena di Chelsea Manning, che sarà liberata in maggio. Manning è stata condannata a 35 anni di carcere con l'accusa di aver passato documenti a WikiLeaks. La decisione di Obama arriva dopo i due tentativi di suicidio da parte del transgender Manning, detenuto in un carcere maschile. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, era eleggibile. A stabilirlo il Tribunale Civile di Roma, che ha rigettato il ricorso sostenuto dalla senatrice PD Monica Cirinnà sul contratto firmato dalla stessa sindaca con la Casaleggio Associati prima dell'elezione, con una penale di 150.000 euro in caso di violazione del codice etico pentastellato, elemento non ritenuto in contrasto con l'articolo 67 della Costituzione sul divieto di mandato imperativo. Tanto rumore per nulla. Dopo il voto, un'altra batosta per il PD, il commento della Raggi sul blog di Grillo. Fu omicidio preterintenzionale. Stefano Cucchi è morto per gli esiti letali del pestaggio che subì la notte del suo arresto. 8 anni dalla morte, il pubblico ministero ha concluso l'inchiesta bis aperta nel 2014. Nell'avviso di chiusura indagini della Procura di Roma c'è scritto che 3 carabinieri, dopo aver arrestato Stefano Cucchi, lo hanno colpito con schiaffi, calci e pugni. Lesioni che sarebbero state guaribili in 180 giorni, ma che anche a causa della condotta omissiva dei medici del Pertini, dove fu ricoverato, causarono poi la sua morte. Per questo i magistrati ipotizzano a loro carico l'accusa di omicidio preterintenzionale. Entro 20 giorni si saprà se i 3 saranno rinviati a giudizio oppure no e dunque se ci sarà un nuovo processo per la morte del geometra di 32 anni dopo 5 sentenze senza colpevoli, assolti in via definitiva gli agenti della penitenziaria e in secondo grado i medici che lo ebbero in cura. Secondo i magistrati, quei 3 uomini delle forze dell'ordine agirono per futili motivi, abusando dei loro poteri e approfittando delle circostanze. Nell'inchiesta bis si aggravano anche le accuse per altri 2 carabinieri che, secondo i magistrati, scrissero il falso sul verbale di arresto e mentirono in seguito, accusando ingiustamente gli agenti della penitenziaria che lo presero in custodia di averlo picchiato. Accuse non sostenibili in giudizio, dicono i legali degli indagati. Bisogna resistere, resistere, resistere e avere fiducia nella giustizia, scrive su Facebook la sorella di Cucchi, Ilaria. Ebbene, prima di chiudere, solo una notizia di sport per ricordarvi che l'Inter si è qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Bologna 3-2 dopo i tempi supplementari. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.